Il premio Vittoria Alata a Casarano festeggia una quinta edizione davvero prestigiosa, ben 10 premiati più due targhe speciali in una serata bellissima organizzata dalla Proloco di Casarano con il patrocinio dell'amministrazione comunale e svoltasi nella storica cornice di Piazzetta Delia. Dopo l'introduzione del presidente della Proloco Antonio Bianchi e del sindaco Ottavio De Nuzzo, la consegna dei premi per omaggiare personalità che hanno dato o danno lustro al territorio salentino con la loro attività lavorativa e professionale. Nell'ordine per l'imprenditoria è stata premiata l'industria Primolio di Casarano, per la carriera il procuratore generale della Repubblica di Brindisi Antonio De Donno, per la scienza il giovane enfant prodige Gianluca Belgrado, per lo spettacolo il ballerino della Scala di Milano Gabriele Corrado, per la carriera il generale di corpo d'armata ex capo di stato maggiore dell'esercito Salvatore Farina. Per l'imprenditoria, l'azienda Canaljet, per lo sport, l'allenatore Giovanni De Pasquale, che vinse lo scudetto con il Casarano Berretti. La prima targa speciale per la carriera giornalistica è andata poi ad Antonio Imperiale del Quotidiano di Puglia e del Corriere dello Sport. Il premio Vittoria Alata per la cultura è stato consegnato al cavalier Rocco De Micheli, creatore del sito web carusa.it. Per la ricerca a Luisa De Marco, ricercatrice presso l'Istituto di Nanotecnologia di Lecce. Per la solidarietà all'oculista dottor Sergio Leucci. La seconda targa speciale, poi, è andata alla pianista Anna Rita Manni per la sua puntuale e appassionata collaborazione con la Proloco. Tra una premiazione e l'altra ha intrattenuto il pubblico la chitarra classica di Chiara Sarcinella. Nel finale del galà, attestati di merito da parte dell'amministrazione comunale per la palestra Pacifico Karate Kyokushinkai di Casarano, che ha vinto il titolo di campione d'Europa a 14-15 anni con l'atleta Gabriel Letizia, e per la società ASD Hope Sport Casarano Basket, che ha vinto i titoli regionale e provinciale categoria allievi. Ha condotto la serata Bruno Conte assieme a Fabiola Casarano, socia della Proloco e consigliera comunale. Ed ora ascoltiamo le interviste ad alcuni protagonisti della serata. Premio Vittoria Alata 2023, Giovanni De Pasquale, premiato per lo sport. Giovanni, sei stato l'uomo che ha portato lo scudetto tricolore Berretti qui a Casarano con la squadra Berretti di qualche anno fa. Era il 96-97, un premio meritato il tuo. Ma è perché meritato, io ringrazio la città di Casarano perché bisogna essere sempre orgogliosi di far parte di questa città. È un premio, è uno scudetto che non facilmente si vince tutti i giorni, quindi va merito soprattutto all'organizzazione di quel periodo dove c'era il Comandante Filocrana e Corvino e tutti gli artefici di quel campionato che ci ha portato a vincere lo scudetto. Diciamo in Puglia non c'è nessuno che ha vinto lo scudetto Berretti, quindi Casarano è orgoglioso di far parte di quel periodo. Giovanni, tu avevi anche Miccoli in squadra che segnò 3 gol nella finale, no? E poi fu una grande festa, il cavalier Filograna orgoglioso di quell'impresa. Sì, infatti Miccoli è stato la ciliegina sulla torta, però bisogna dare atto a tutti gli altri, perché Mico soltanto nella parte finale ha partecipato, però gli altri, diciamo, anche hanno fatto tutto. hanno fatto il loro percorso e alla fine Miccoli e qualcun altro si è aggiunto nel finale che ha contribuito a vincere questo titolo che rimarrà nella storia del Casarano Calcio. Grazie. Per lo spettacolo Gabriele Corrado, ballerino insigne, che è di stazione lavorativa alla Scala di Milano dopo aver girato già l'Italia, l'Europa e probabilmente anche il mondo. Gabriele, tornare nella tua città e prendere un premio così importante, il simbolo della vittoria alata, credo che non ci sia cosa più bella, no? Sì, è di grande emozione averlo potuto condividere con le persone più care, la famiglia e nella mia città natale. Aver potuto essere riconosciuto per la mia grande esperienza della carriera, di lavoro, di studio, e quindi mi fa molto piacere aver ricevuto questo premio. Che significa calcare il palcoscenico della Scala per un meridionale poi, no? Sì,
È la prima volta in cui ho avuto accesso a questo magico luogo dove avviene una magia indescrivibile. È stato 11 anni e ricordo un grande vuoto, un grande buio, un'immensità davanti a me quasi che mi sovrastava. Il cuore batteva. Esattamente. E poi man mano negli anni è diventato casa, è il luogo dove mi sono forgiato, formato, dove ho versato il mio sudore, i miei sacrifici e dove ho vissuto le mie gioie più grandi. Certo. Dopo essere arrivato già sulle vette che hai raggiunto tu, qual è il prossimo obiettivo? Il prossimo obiettivo sarebbe bello portare tutto un raccoglimento dell'esperienza della carriera proprio qui a Casarano, nella mia terra, un luogo dove non ho mai avuto modo di poter portare la mia grande passione, la mia grande arte. Grazie. Per la ricerca è stata premiata la dottoressa Luisa De Marco, che studia con le nanotecnologie e con un progetto innovativo la possibilità di stravolgere la produzione delle batterie. Sì, esatto. Che cosa hai provato a essere premiata nella tua città? Beh, è stato un grande orgoglio essere premiata proprio qui a Casarano, dove io sono nata e sono cresciuta e dove ho iniziato a studiare al liceo scientifico di Casarano, e quindi sono molto molto felice di ricevere questo premio proprio nella mia città. È un grande onore, oltre che ricevere questo premio, anche poter lavorare in un posto molto vicino a quello in cui si è nati e fare il lavoro che uno desidera esattamente nel posto dove desidera farlo. E io lavoro all'Istituto di Nanotecnologia del CNR, che ha sede a Lecce ed è un'eccellenza nel campo delle nanotecnologie. Ecco, mentre quando c'era il momento della tua premiazione, mentre venivi premiata, hai anche detto una cosa importantissima. Hai detto che al posto di usare il litio e altre materie prime, si possono addirittura stravolgere, si può stravolgere la produzione con elementi nuovi che vengono estratti dalle biomasse, perché sono elementi di origine vegetale, sono molecole organiche di origine vegetale, sono quelle che da milioni di anni le cellule di animali e vegetali usano per immagazzinare la loro energia. E quindi quello che tenteremo di fare io e il mio gruppo di ricerca, grazie a questo grosso finanziamento europeo, è quello di copiare un po' dalla natura per cercare di utilizzare questi elementi naturali per immagazzinare energia, e lo faremo con l'uso delle nanotecnologie, le scienze dell'infinitamente piccolo, che ci renderanno fattibile il funzionamento di una batteria basata su materiali organici naturali. Complimenti, e ci sarebbero tanti aggettivi, ma mi limito ai complimenti per questo progetto, per questa innovazione e per questo futuro che potrebbe essere importante per tutto il mondo. Benissimo, grazie, grazie, grazie mille. Dottor Ezio Leucci, oculista e medico impegnato su vari fronti, oltre a quello professionale, anche sul fronte della solidarietà. Grandissimo impegno per l'Africa, dottor Leucci, premio qui a Casarano, meritatissimo. Grazie, grazie per le parole, grazie al prologo per avermi voluto insignire questo premio nella mia città natale. Ecco, l'impegno per l'Africa significa interpretare la passione e la professione medica in un modo molto alto, no? Molto alto, diciamo. Sì, diciamo che si ritorna alle origini per cui uno ha studiato, quello di voler essere di aiuto alle altre persone. Tutti hanno bisogno di aiuto, dall'esame più semplice all'intervento più complicato. È differente dove viene effettuato. Un conto poterlo fare in una zona ben presidiata da strutture complete, piuttosto che quando si va in Africa, dove purtroppo non c'è nulla, e tutto dipende da quello che tu sai fare in quel momento. E hanno bisogno anche loro di essere aiutati. E l'aiuto queste popolazioni è fondamentale, deve essere dato da tutti, perché è importante poter aiutare delle persone nel loro paese senza farli spostare, senza far fare viaggi che noi sappiamo già non meridionali, facciamo al nord, e questo invece da una zona non garantita per la salute in posti un pochino migliori. Bene, allora grazie e complimenti per questa opera altamente meritoria del dottor Leucci, al quale auguriamo di poter proseguire su questa strada oggi più che mai attuale, oggi più che mai, diciamo così, importante, visto che l'Africa
e i paesi sottosviluppati stanno vivendo un momento di transizione davvero epocale, epocale, dottore. Grazie. Grazie a voi. Lillino Ragusa in rappresentanza di Canaljet, premio Vittoria Alata 2023. Cosa vuoi dire, Lillino, a proposito di questa azienda così importante? Buonasera, innanzitutto voglio dire che veramente questa azienda è un'azienda leader, che è leader in tutta Italia, insomma, perché il suo lavoro per il momento tutti lo vedono, si vede proprio dai fatti, è molto, molto, molto frequentato in tutta Italia. Ultimo lavoro che hanno fatto nella zona alluvionata, certo, in Emilia Romagna, e quindi sono stati più di 2 mesi per operare in questa città poverina alluvionata, e sono tornati proprio da poco tempo, certo. Da poco tempo, e niente che dire, è una realtà vera e propria, perché in pochissimi anni ha avuto uno sviluppo, la Canaljet ha avuto uno sviluppo eccezionale, uno sviluppo fantastico, proprio, inimitabile, perché dall'oggi al domani hanno potenziato moltissimo le loro capacità, e tutto con la molta umiltà, soprattutto serietà, e un'azienda veramente, che devo dire, una grande famiglia. Certo. Grazie allora per Italjet. Grazie a voi. Rocco De Micheli, premiato per carusa.it, e un momento importantissimo, perché carusa.it sul web è un contenitore di cultura, migliaia di foto della Casarano antica a partire dagli anni 20 fino agli anni, diciamo, 80-90, e si continua a ricercare, lui continua a ricercare foto che riguardino la storia di Casarano. Bello essere premiati per questa grande iniziativa. Bene, io sono onoratissimo del premio che mi è stato conferito questa sera, perché ritengo sia il frutto di un sacrificio di 12 anni che la città ha voluto regalarmi, diciamo, come premio per questo mio impegno. E io lancio un messaggio, dicevo con una signora con cui parlavo prima, che era alla ricerca di una foto in cui potesse vedere suo padre, perché non era stato mai fotografata con suo padre, perché purtroppo è andato via prematuramente. E dicevo proprio a questa signora che questo regalo, questa foto si potrebbe trovare se tutte le persone che hanno nei loro comodi, chiamiamoli comodi, nei loro, diciamo, armadi, che hanno delle foto, prima che andassero perdute, bruciate, o che le lepisme le mangiassero, che le mettessero a disposizione del sito Carusa, perché io non trattengo le foto, io le scansiono e le pubblico, e poi immediatamente le restituisco. E quindi voglio dire, se tutti facessero questo, ci sarebbe, a parte la rievocazione storica di quelli che ci hanno preceduti in questa città, oltre anche alla struttura dello stesso paese, come era nel tempo, come si è evoluto, come si è sviluppato anche dal punto di vista architettonico. E bellissimo, poi bellissimo. Vorrei aggiungere una cosa: quando si viene al mondo si è figli di due madri. La prima è colei che ci partorisce, ci nutre e ci educa. La seconda madre invece è quella che ci accoglie, ci segna, ci caratterizza. Ecco, la prima madre è la mamma naturale. La seconda madre è la città, la nostra terra. E Carusa significa proprio questo. Entrambe le madri, la prima e la seconda, sono amate. E se sono amate non muoiono mai. Quindi Carusa significa città che deve rimanere perennemente giovane. E questo è lo spirito iniziale di questo sito. Bene, bene. Grazie per complimenti a voi, e buon proseguimento con questa iniziativa. Sono sicuro che da questa sera qualcun altro vi porterà qualche foto
assolutamente da catalogare. Ringrazio la Proloco per l'occasione che mi ha fornito, diciamo, per questo a premio prestigioso. Grazie. A voi. Ed eccoci col sindaco di Casarano, Ottavio De Nunzio, sorridente perché stasera veramente, sindaco, si è parlato davvero di cultura, di amore per la città, ma non solo, perché abbiamo avuto anche tanti personaggi a livello nazionale e internazionale. Casarano veramente stasera si è illuminata. È vero, confermo. Questa edizione ha superato tutte le altre precedenti. E un ringraziamento veramente alla Proloco per l'organizzazione e per la scelta delle personalità da premiare. L'augurio è quello che l'anno prossimo, l'edizione dell'anno prossimo possa essere, non credo però, possa essere migliore di quella di quest'anno. Sì. Insomma, quest'anno davvero si è raggiunto il top, dice il sindaco, giustamente. Sindaco, Casarano è una città in grande evoluzione anche sportiva, no? Certo. Stasera sono state premiate due società e poi l'allenatore che portò lo scudetto qui, no? Certo, De Pasquale. Sì. Le due società avevamo in un primo momento pensato di premiarle lì in comune, però poi, visto il parterre che c'era, abbiamo deciso di premiarle in questa occasione. Per quanto riguarda il campionato, speriamo, campionato di calcio, speriamo bene per quello che dovrà succedere. Sì. Grazie sindaco. Grazie. Ed eccoci con Emanuele Legittimo, assessore alle attività produttive, nonché cultura e spettacolo. Credo stasera, assessore, che come cultura e spettacolo, forse ancora più come cultura, si sia raggiunto il top, come dicevamo poco fa col sindaco. Sì, devo fare i complimenti al presidente della Proloco, a tutto il direttivo, ai soci, quindi all'intera Proloco, perché hanno organizzato questa ennesima edizione, lo si è detto, insomma, questo, il premio Vittorio Alato ormai è una realtà consolidata che cresce di anno in anno e devo dire che quest'anno si è raggiunto un livello molto alto e confidiamo che questo premio possa sempre più crescere e raggiungere sempre maggiori traguardi. Ecco, l'ha impressionata soprattutto probabilmente la presenza del generale Farina, che ha parlato anche dell'attuale conflitto, no? L'attuale conflitto e poi quella del procuratore della Repubblica di Brindisi, no? Sono stati due interventi veramente straordinari. Certo, sono stati due interventi straordinari perché hanno portato delle testimonianze importanti da parte di uomini che costantemente hanno fatto la loro vita il servizio allo Stato. E il generale Farina ci ha anche parlato del conflitto in atto e di quelle che sono, diciamo, le sue visioni di sviluppo del conflitto, ma anche ci ha parlato dell'impegno che le forze armate, le nostre forze armate, mettono per portare la pace nel mondo, che poi è la cosa più importante e che ha sempre caratterizzato il nostro esercito. Mentre il sostituto procuratore ci ha aperto uno spaccato su quello che è oggi la realtà del nostro territorio, ma soprattutto ci ha aperto uno spaccato su quello che è stato l'impegno della lotta alle mafie su tutto il territorio del Basso Salento, ma non solo, profuso in quegli anni sia dalla DDA di Lecce che da tutti gli operatori, diciamo, sul territorio regionale. Grazie assessore Ad Maiora anche per lo sport. Stasera sono state premiate due società, risultati eccellenti anche da quel punto di vista. Guarda, è stata una serata bellissima perché anche le altre testimonianze, i ragazzi del basket, i ragazzi del karate, tanto impegno, tanta passione, tanta dedizione a servizio dello sport e del benessere. Ma poi abbiamo avuto anche testimonianze di due giovani che nel campo delle scienze, sia Belgrado sia la dottoressa De Marco, insomma veramente tante belle realtà. Le realtà e le testimonianze anche dell'imprenditoria locale sono state meravigliose, anche lì testimonianze di impegno, sacrificio in un territorio che magari offre meno dal punto di vista infrastrutturale rispetto ai territori del nord-est e riescono a fare impresa e a creare eccellenza anche qui nel cuore del Basso Salento e della nostra Casarano. Quindi noi siamo molto contenti per questa serata, è veramente stata una serata meravigliosa. Grazie. E chiudiamo come di consueto con Antonio Bianchi, presidente della Proloco, anche quest'anno al timone
di questa edizione, il quinto premio Vittoria Alata. Avete con la quinta edizione superato altri premi che in precedenza ci sono stati a Casarano, quindi già questo è stato un grande primo risultato, no? È vero, questa è la quinta edizione, siamo partiti in sordina 5 anni fa, ricordavo ad un premiato, al mister De Pasquale, dicendo che siamo partiti con 4 premiazioni, di cui c'era anche l'attuale direttore sportivo Corvino. Siamo arrivati oggi nel 2023 con 10 premiati e 2 consegne di targhe speciali. Certo. E a proposito di queste consegne, lì Anna Rita Manni e Antonio Imperiale, due personaggi diciamo, no? Straordinari nei loro rispettivi compiti, è stato anche quello un bel momento, no? Anche le due targhe speciali sono state belle. Per quanto riguarda invece i premi Vittoria Alata, si è raggiunto, lo diceva poco fa il sindaco e lo ribadiva l'assessore, un livello culturale altissimo quest'anno. Certo, sul palco quest'anno abbiamo avuto diciamo delle eccellenze abbastanza pesanti, diciamo, a livello di importanza. Abbiamo avuto il procuratore De Donno che è dovuto scappare via, quindi non è stato fino alla fine, il generale Farina nella medesime condizione, quindi è andato via perché come ben sapete il tempo non è stato molto clemente, quindi c'è stata una piccola pioggerellina, però grazie a Dio e grazie anche a San Giovanni, come hai detto tu, sul palco siamo riusciti a superare anche questo scoglio. Comunque è un parterre abbastanza ricco di personalità. Sì. Assolutamente. Ecco, adesso l'obiettivo sarà quello di costruire una sesta edizione l'anno prossimo, a livello di questa non sarà facilissimo, Presidente, ma in bocca al lupo. Grazie, cerchiamo, io dico sempre se un format funziona bisogna sempre sposarlo, quindi cerchiamo anche l'anno prossimo di portare sul palco e principalmente su Casarano, vorrei spendere 2 parole anche sulla location, Bruno. Noi abbiamo avuto Piazza Delia che sembrava stasera un teatro all'aperto, dove c'era il monumento dell'ex pretura, quindi il Palazzo Delia molto bello, ristrutturato, e alle spalle il Palazzo dei Digibus, dove effettivamente c'erano, pensavo proprio in quel momento, dove c'erano due potenze, diciamo, c'era il potere, due poteri, dove c'era il potere ecclesiale, la chiesa madre, ma anche il potere civile, che era la pretura, l'attuale Palazzo Delia. Quindi cerchiamo insieme a tutti i collaboratori che lavorano per la Proloco di portare la sesta edizione anche l'anno prossimo qui a Casarano. Benissimo, benissimo, allora in bocca al lupo. Ringraziamo anche come Corriere Salentino la Proloco, il presidente ce l'abbiamo davanti, il segretario Attilio Scappaldi, poi chi mi è stato a fianco stasera, Fabiola Casarano che sta nella Proloco, e salutiamo, ripeto ancora, presidente Attilio, ha raggiunto il presidente proprio in questo momento, quindi ti ho appena nominato Attilio. Grazie. Buona continuazione anche a te con Grazie. Questa grande realtà che è diventata la Proloco. In pochi ce l'abbiamo fatto questo. E questa grande realtà che certo. È diventato questo premio Vittoria Alata. Ad Maiora. Grazie.